Ciao cari ragazzi del Wing Blog, bentornati. Ora non preoccupatevi se vedete zoom avanti e indietro della webcam, ma oggi ho installato Ucam, insomma funziona molto meglio con la webcam. Anzi, diciamo che tanto per dare idea del clima, mettiamo un po' di neve che scende. Ok, visto che siamo in una tornata qua, devo dire che non si vede un palmo dal naso dalla nebbia. Guarda, non arriviamo ai limiti dei tempi di nebbia, però possiamo arrivare a una cosa del genere. Forse così. Vabbè, torniamo a normale. Allora, cosa vogliamo parlare oggi? Allora, questo non ci serve. Eccoci qua. Volevamo parlare di come ripristinare un iPod. Ma prima dovete farvi il backup, mi raccomando, delle applicazioni. Perché se avete già installato l'iOS 4.2, il vostro iPod, iOS fa un semplice ripristino a 4.1 o 4.1. Porca miseria. No, ecco. Dicevo. Dovete farvi il backup. Dovete farvi un ripristino dei file perché dovete configurare l'iPod come se fosse nuovo. E non potete fare il ripristino del backup in quanto dirà che non è compatibile. Quindi foto, applicazioni, deve avere tutto. Backup. Ah. Sì, non lo farò direttamente, vi farò vedere la procedura e poi mi fermerò prima. Allora, per prima cosa bisogna andare in internet su questo sito, adesso vi farò vedere, datemi un secondo. Un attimo, raga, ho perso. Ah, eccolo qua, avevo perso. No, non ho perso, non trovo più. Come è bestiale, ragazzi, oggi? Ma perché dove è finito? Ce l'avevo qui. Oh, ho trovato, download. Eccoci qua. L'ho trovato, ragazzi, allora. Eccoci qua. Spostiamo qua su questo sito qui. Hai spazio, non possiamo trovare il firmware dell'iPhone. Poi se scorriamo dell'iPod Touch, dell'iPad fino al download delle altre delle precedenti versioni di iTunes. Nel mio caso io sono andata su iPod Touch di quarta generazione e ho scaricato il firmware 4.1. allora io questo sito adesso ve lo metto, non so se si vede. Eccolo qua, questo qui, ve lo metto in descrizione e già me lo copio. Ok, allora voi scaricate il vostro firmware, vediamo se mi si vede. Sì, voi scaricate il vostro firmware che io ho scaricato. Faccelo. Eccoci qua. Allora, ce l'ho nella mia cartella degli iOS. C'è solo questo al momento, in quanto è l'unico iOS compatibile delle persone precedenti. Per il nuovo passaggio un semplice restoon. Eccolo qui. Cosa dobbiamo fare? Andiamo ad aprire iTunes. Ok. Dobbiamo cercare un altro device. Come già dicevo, da me c'è già su il 4.1. Andiamo qui dove c'è ripristina, proviamo Shift e poi andiamo a cliccare ripristina. Aspettate. Andiamo così. Forse si vede. Scusate per la finestra, eccolo qua. Scusate per la finestra di Ucam qua sotto. Possiamo un po', ok. Facciamo Shift, no Shift, Majusk e ripristina. Ecco, ci si aprirà questa finestrella qui. Girata. Eccola qua. Dove noi andiamo a cercare? Che miseria, mi si è impallata. Sulla nostra cartella, sul desktop. C'è una cartella App Store iOS. Ecco qua, andiamo a selezionare il nostro firmware. Per essere sicuro che tutto vada a compimento, noi dobbiamo andare su computer. Eccoci, eccolo qua, C Windows System 32. Lo zoom però non si vede bene, la meglio se non lo facciamo. System 32 drivers, qua ci deve essere etc e host. Non andiamo a aprire con blocco note, e qua
qua giù in fondo, adesso qua non so se si vede, dobbiamo aggiungere 74.208.10.249 gs.apple.com. Fatto questo, dopo ve lo scrivo tutto in descrizione, noi qui ci darà la schermata di ripristino. Quindi clicchiamo ripristino e partirà. Ok, adesso non sto a farvi vedere tutto, basta semplicemente questo per il momento. Ok, altra non gran bellissima, questa che si è addolcigliata, eccolo qua, il filo della webcam. Altra notizia non molto bella, mio, per me. Aspetta, quello vado. Dov'è? Qua, iPhoDroid. Come tutti sapete, iPhoDroid aveva promesso che oggi sarebbe stata rilasciata la nuova versione. Sì, non così. Sbagliato. La nuova versione di Android, scusate, per iPod, l'R14. Come potete vedere da questa immagine che ho messo oggi, dovrebbe essere installata più da Sipa come applicazione. Ma Tatan, messaggio che ci dice che verrà rilasciato a breve. Purtroppo sta lavorando su iOS 4.2 per l'implementazione di iPhoDroid pure lì, a quanto ho capito io. Comunque, per chiunque volesse volesse comunque controllare di persona, rilasci da iPhoDroid, può andare su www.iphodroid.com. Ok ragazzi, perché anche se sto you can fa zoom avanti indietro, cic-cic-cic-cic-cic-cic. Ok ragazzi, passo la linea al nostro inviato. Al nostro bellissimo inviato. Dov'è? Eccolo qua. No. Ciao ragazzi, sono in collegamento con voi. Bene. Ok. Ragazzi, siamo qui oggi per parlarvi di... No, ragazzi, sto scherzando, sono sempre gli aspetti di UCAM. E su questo programma devo dire che mi piace, ragazzi. Della Cyberlink, cercate Cyberlink UCAM 4. Non è YouTube, naturalmente. Ah, una cosa bellissima. Ho uploadato sul mio canale un video di test di iMovie su iPod Touch. Che c'entra io il cam qua in mezzo adesso, porca miseria. Eccolo, è questo. E vediamo da capo. Adesso io non c'ho audio. Potete vedere la grafica, comunque si può vedere un po' anche le funzioni di test, eccetera eccetera. Ragazzi, attenzione per il backup dei progetti di iMovie, in quanto se voi ripristinate se ripristinate perdete tutto, perdete per forza tutto. Perché tutto? Perché? Ecco, mi è venuta un'idea. No, non mi è venuta. Che insomma è questo. Niente, oggi. Ragazzi, si scrive. Cioè, vedete questo bellissimo programma che si vi sta illustrando. La Bruni. Posso anche fare il segno grosso, nel senso, so che posso scomparire le dita, posso nascondere tutto ciò che è dietro di me. Come sto facendo adesso? Oh, voilà. Tac, tac. Tic. Per esempio, questo è un esempio. Posso anche mettere dei timbri. Sentiamo, non si capisce già più niente. Teniamo il libro. Oh, cosa vuol dire? Accesso.
noi ci possiamo, ecco, possiamo come in questo caso trasferirci su una mongolfiera, su una mongolfiera. Comunque ragazzi, vedete, il Winplug è diventato veramente molto famoso e molto pubblico in giro. Vedete anche, anche a Londra, in chi li si incanta. Comunque, and change your vision. Probabilmente da oggi poi Winplug è diretto al cinema. Vabbè, mi invento qualcosa anche per il prossimo Winplug. Happy birthday. Non è questo che intendevo io, almeno questo. Oh mio Dio, no, questo è male dopo. Diciamo che oggi è una di quelle giornate. Tipo parla da sé. Ecco. Mi avrebbe proprio voglia di sparire e poi dovrei ritornare. No, vabbè. Ecco, questo è il mio. Questa è la giornata di oggi. No, raga, sto scherzando. Tutte le scuse per provare le fate di Yukan durante la diretta. Però adesso, ragazzi, adesso mi tocca chiudere perché sennò il video non ci sta più. C'è una cosa, vi regalo, ve lo impero sempre che tanto adesso. Questo qui è un vlog. Ciao ragazzi, la prossima bella live è così.